Meglio fare l'imprenditore, il libero professionista o il dipendente? Oggi rispondo a Michele che mi chiede questo e mi fa alcune considerazioni, ovvero che i dipendenti hanno un tipo di lavoro più sicuro, hanno spesso la tredicesima, hanno la malattia pagata, hanno la pensione a fine carriera, diciamo così, a fine lavoro, insomma hanno una serie di vantaggi che imprenditori e liberi professionisti non hanno. Ora, qual è il punto? È che l'osservazione di Michele è sicuramente vera, ma come ogni cosa ci sono dei punti di forza, dei vantaggi e dei punti deboli o degli svantaggi. Per cui, qual è la scelta che dobbiamo fare? Non esiste una scelta universale, perché ognuno di noi è unico, ha delle preferenze. Se una persona cerca una sicurezza, quando la sera torna a casa dal lavoro, vuole spegnere il cervello, o meglio, staccarlo completamente dal lavoro e dedicarsi, ad esempio, alla famiglia, ai figli, moglie, marito, eccetera, perfetto, forse fare il libero professionista o l'imprenditore non fa il caso suo. Al contrario, una persona ambiziosa che non si accontenta di guadagnare 1.500-2.000 euro al mese, non so quali siano più o meno gli stipendi ad oggi, un lavoro da dipendente gli andrà sempre, sempre stretto. Quindi è molto soggettiva la cosa. In base alle nostre caratteristiche personali dovremmo fare questa scelta. Perché consideriamo, davvero, mettiamo sul piatto della bilancia tutto. Innanzitutto, un libero professionista, se non lavora, rischia di non guadagnare, perché se io fossi un massaggiatore devo andare in quarantena a causa Covid per 2 settimane, benissimo, quelle 2 settimane non guadagno nulla. Ora, se siamo degli imprenditori, questo problema più o meno viene risolto perché diciamo che dobbiamo creare una struttura aziendale che permetta di lavorare anche senza il nostro intervento, per cui sì, io sto male, ma non c'è problema perché ho la persona che fa i massaggi, la persona al ricevimento, l'impresa di pulizia che si occupa di tutto quello che avviene la sera, insomma, ci saranno una serie di figure che si occupano di tutto, quindi io sono completamente staccato da questo. In ogni caso, sappiamo che non abbiamo alcun tipo di sicurezza perché c'è una rivoluzione nel mercato, il nostro prodotto da un giorno all'altro diventa obsoleto, le persone non lo vogliono più, insomma, possono esserci tante variabili, perfetto. Noi ci troviamo veramente in una situazione problematica, con dipendenti da pagare, collaboratori da pagare, ma non abbiamo più delle entrate e il livello di sicurezza possiamo dire che sia quasi a zero. Al contrario, un dipendente ha una serie di garanzie che effettivamente, tramite l'INPS, tramite lo Stato, eccetera, ha delle garanzie che sono oggettivamente più significative rispetto a un libero professionista o un imprenditore. Parliamo invece degli orari, ad esempio, dei compensi. Un lavoratore dipendente solitamente ha un contratto regolamentato che ha determinate, diciamo, restrizioni. Ad esempio, deve lavorare X ore al giorno per tot giorni a settimana per un compenso di Y. Perfetto, e diciamo che sono alcune variabili che è difficile modificare perché se un dipendente volesse guadagnare 4, 5, 10 volte più quello che sta guadagnando oggi, si trova in una situazione molto molto difficile, probabilmente impossibile. Al contrario, un libero professionista o un imprenditore non ha un limite ai guadagni che può ottenere. Non a caso, tutti gli uomini più ricchi del mondo non sono dipendenti, ma hanno fondato aziende, proprio per questo motivo qui, perché non esiste un tetto massimo oltre la quale non si può salire. Stessa cosa per le ore di lavoro. Una volta che hai costruito un'azienda, se lo hai fatto bene, il tuo apporto può essere veramente minimo. Per non dire nulla, perché un minimo diciamo che ci sarà sempre da parte tua un po' di controllo, qualche intervento, eccetera, però può essere veramente, veramente ridotto all'osso. Al contrario, se sei un lavoratore, se non vai a lavorare, questo diventa davvero un problema. Ora, aggiungiamoci il fatto che in Italia fare impresa è veramente difficile perché la pressione fiscale è veramente alta. Ha sempre i bastoni tra le ruote da tutto. Perché per qualunque cosa, se parte dal presupposto che tu, ad esempio, stia evadendo le tasse, quando invece può essere stato commesso tranquillamente un errore. Ad esempio, a me un paio d'anni fa mi è arrivato un rimborso di 1.200 euro dall'Agenzia delle Entrate. Penso uno dei rarissimi casi in Italia. Praticamente avevo pagato più del dovuto. Sono situazioni rare, nella maggior parte dei casi purtroppo arrivano delle cartelle di tasse o multe da pagare, insomma arretrati e la situazione è veramente veramente difficile. Detto questo, come dicevo inizialmente, è tutta una questione di attitudine. Se non vuoi problemi, stai bene a fare le tue ore di lavoro, quando hai finito di lavorare non vuoi più pensare a quello, ma vuoi pensare completamente ad altro. Perfetto, probabilmente preferisci fare un lavoro da dipendente. Al contrario, se un lavoro da 8 ore al giorno, eccetera, ti sta stretto, se vuoi guadagnare di più, se hai grande ambizione, ecco, probabilmente devi optare per l'altro lato della medaglia, ovvero fare un libero professionista o l'imprenditore. Però, come dicevo, non esiste una soluzione migliore, diciamo che c'è sempre una scelta migliore in base alle nostre caratteristiche. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. Ad esempio, io che ho iniziato a lavorare tanti anni fa perché ho fatto la prima stagione estiva a 13 anni e mezzo, ho lavorato per tanti anni, a me fare il dipendente va veramente troppo stretto, avere limiti di orari, avere determinate regole da rispettare, non avere il controllo praticamente di nulla perché magari ti trovi a volte che hai da riempire una giornata e non hai praticamente nulla da fare, quindi non ottimizzi neanche, insomma ci sono una serie di condizioni che a me non appagano per nulla, quindi essere costretto a stare 8 ore in ufficio
per fare quello che magari in un'ora e mezza faccio e stare a buttare via altre 6 ore e mezza, ecco, una cosa che a me fa impazzire, non riesco e niente, infatti non faccio l'indipendente. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!